Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio su Marvel's Guardiani della Galassia, registrato in 4K a 60 fps, tutto ad ultra da PC. In questo episodio Una andiamo a volta parlare a superato Gamora. il campo di forza, non si torna indietro. Quei codici riusciranno ad aprire la rete nuova, giusto? Sì, devi solo inserirli nella tua console. Ok, a questo punto partiamo. Ok, proviamoci. Vediamo un po', sono curioso. Rocket, Groot, Drax, venite! Si entra! Manca ancora qualche tick prima della prossima finestra. La prossima. Non dobbiamo far scadere il codice o rimarremo bloccati. La griglia di sicurezza Nova Corps si resetta a ogni rotazione. E aspettando il prossimo reset avremo una rotazione intera a disposizione. Che ci fa la rete ancora su? Non stavamo entrando. A quanto pare i contatti dell'assassina sono inaffidabili quanto la traditrice stessa. Ma non ditemi che i codici d'accesso di Gamora non vanno. Ci è costato averli. Calma, Rocket, abbiamo ancora qualche tick prima della prossima finestra. La rete si è appena resettata. Puoi inserire il codice, Peter. 0451. Tutto qua. Quattro cifre. Sospetto, queste misure di sicurezza sono troppo semplicistiche per i Nova Corps. In realtà no. Il codice funziona solo in questa data e per questa nave. Ah, ho capito. I codici di Gamora sono più simili a chiavi crittografiche, progettati per integrare le coordinate temporali e il numero di serie della nave in un generatore locale di numeri. 20 dati escono le cifre. Tutte e quattro. Già. Ok. E diamo Stai l'ok. avendo difficoltà. Fatto! Ma ti sfotteva pure Drax. Siamo entrati! Incredibile. Non avrei mai pensato che potesse rimanere tanta roba dopo la guerra. E che i Chitauri non brillano per la loro moderazione, soprattutto con Thanos al comando. Beh, ormai dovrebbe essere innocua. I Nova Corps hanno avuto 12 anni per eliminare gli esplosivi pesanti, no? Per questo mi piaci. Sei così innocente. Oh, quante cose grandi e terribili potrei fare con questi strumenti. Concentrati, ratto, non è un'operazione di recupero. Perché no? Alla Milano farebbero comodo nuove armi. E poi si diventa ricchi. Per la regina dei mostri di Sacnarth 9, la bestia che cerchiamo ha più valore di qualsiasi rottame sgraffignato. Oh! Qui bisogna stare molto attenti. Non vedo nessun mostro. Ma quel grosso cilindro sembra la nave mineraria di cui parlava l'amica di Peter. Amica. Per una notte. E il mostro lo vedrete presto, appena piazziamo gli evocamostri di Rocket. Sì, razzo. Groot, Will, pronti? Tocca alla squadra Rocket. Continuo a non capire perché devo rimanere a bordo con l'assassina. Perché fai parte della squadra verde. Me l'avete assegnata prima di trovarle un nome e non sono verde, ma foglia di tè. Foglia di chi? Senti, se vogliamo incastrare il mostro dentro quella nave mineraria, dobbiamo piazzare i martelli su due lati, due squadre. E due clic alla destinazione. Il terreno è instabile, vi toccherà saltare. Ecco il segnale. Forza, Groot! Non preoccuparti! Dopo che saremo riusciti a posizionare i martelli, andremo a catturare il mostro. Insieme. Molto bene. Martello 1 a posto. Si vede il punto d'incontro. Gamora, tratta bene la mia bimba. È una nave, non una bambina. Oh, immagini. Io sono Groot. La melma rosa è una nanoresina speciale, progettata per impedire ai relitti di andarsene in giro. Ehi, Startoff, non è di là. Sicuri che non vi serve aiuto? Io sono Groot. Sì, sicurissimi. Tu pensa al tuo Può lavoro. fare un doppio Io salto. sono Groot. Nah, non fa niente.
ora possiamo smettere di pensare alla melma tossica e concentrarci sui fichissimi rottami che tiene insieme? Io sono Groot? Non proprio tossica tossica, più tipo, meglio se non la mangi. Sì, stare qui mi dà una sensazione un po' strana. Ehi, Quill! Se queste coordinate sono così affidabili, com'è che ci siamo solo noi a catturare questo affare? Siamo gli unici abbastanza pazzi! Devo salire qui, Quante di queste navi hai distrutto personalmente, assassina? In questa immensa discarica? Piena di relitti di entrambi gli eserciti? Come ti aspetti che risponda a questa domanda? Intendo. Trovato qualcosa di vendibile? Solo vecchi messaggi. Sai che mi piace studiare la storia della guerra galattica. No, non ti ho mai visto leggere niente che non avesse delle figure. Leggo un sacco di roba senza figure. Comunque, quelle cose lì leggiamo a fine episodio, Non voglio spezzare troppo il ritmo. Là vedo qualcos'altro. Tenete gli occhi aperti per rottami o componenti di valore. Oh! Ok, Quill? Sì, credo di sì. Questa resina rosa sarà forte abbastanza da tenere insieme tutto? Oh, sì, assolutamente, probabilmente forte abbastanza. Ok, è un po' buggato questo videogioco. Che aspetto abbia. Quill si è scordato di chiederlo mentre ci provava con quella su Contraxia. Avrà l'aspetto di un mostro che vale soldi e non ci stavo provando, stavo bevendo. Ok, andiamo avanti. Mi sa che quel grosso cilindro è il punto d'incontro. Sì, nella nave mineraria. Che strano vederli tutti ammucchiati così. Tanti frammenti di una guerra di dimensioni galattiche tenuti insieme da melma rosa. Nano resine a base di ebrio. Quello che è, dico solo che è dura da digerire. Ok. Qui non c'è nulla da prendere. Andiamo. Pensate a che razza di blaster avevano i Chitauri per distruggere delle fregate del genere. Oh, guardate! Gialla e blu! Come una vecchia fregata dei Nova Corps! Bello! E dai! Ci sarà morta della gente su quella nave. Guasta feste! Perché ci hai portati qui se questo posto è così sacro? Io sono Groot. Posso nominarti almeno 10 pianeti pieni di mostri. Perché proprio qui? Dici che è per far colpo su Gamora? Ehi! Siamo al verde, Rocket. Ci serve il colpaccio. Non sei stufo di mangiare radici di Yaro? Sono così farinose. Il punto è che quest'area è proibita. Qualunque mostro ci viva sarà un esemplare ricercato. Lady Albender predilige l'acquisto di merci rare. Esatto. Pare che in passato i Nova Corps volessero coprire interi pianeti con una rete simile a questa. Io sono Groot. Quelli ostili, suppongo. Io sono Groot. Davvero? Non è una responsabilità che lascerei all'unimente. Trasformerebbe i miei pianeti preferiti in prigioni giganti. All'unimente, eh? Io non sono molto esperto di fumetti, anzi non ho mai letto niente dei Guardiani della Galassia, quindi tutto quello che so lo so attraverso i film. Ok, quick time event. Va bene. A momenti diventavi una vittima di guerra in ritardo. Non scherzare. Mi piace questa cosa. È divertente. Io sono Groot. Andare in giro, solo noi tre. Come all'inizio di questa storia. Prima che arrivasse chi sai tu. Io sono Groot. Io non odio tutti. Quill lo tollero. Dai, Rocket. Drax e Gamora sono aggiunte preziose alla squadra. Lo dici solo perché ti sta ascoltando. È per questo che io e Drax restiamo sulla nave? Occhio a dove vai, Quill. Riesci a vedere qualcosa per caso? Che figo però qua, si vede qualcosa? Boh, solo melma rossa. Quando propongo di andare su Nowhere a giocare d'azzardo. Io sono Groot. Tu? Tu non sai bleffare neanche per salvarti da una potatura. Neanche Drax, d'altronde. Ripulirlo sarà uno scherzo. Io sono Groot. Gamora? Ma lei dovremo sicuramente tenerla d'occhio.
Wow! Quello sembra proprio un punto morto. Sicuro? Ah, eccoci. Il passaggio è di qua. Forza! Come fai a dirlo? Tu fidati di me, ok? Ehi, hey, Groot! Dici che ci sono anche pezzi della scheggia Tryon qui dentro? Io sono Groot. Mai sentito parlare della scheggia Tryon? Una piramide di male assoluto che corrompe tutto quello che tocca. Io sono Groot. Oh, contento, Quill. Hai trovato quello che ti avevo detto che avresti trovato. Un punto morto. Ah, il mitico nulla. Ultima fermata della morte. Come vorrei essere lì con te. Cosa? Sì, così, alla gogna. Io sono Groot. Come faceva a saperlo? Gliel'ho detto! Però qui c'è qualcosina. Vediamo se si bugga ancora l'audio. L'orgoglio e la caduta. Mijrosfelsfer. Va bene. Come vi ho già detto, queste cose le leggiamo poi a fine. La posso riprendere? Sì. Non volevo riprenderlo, grazie. L'insubordinazione dell'assassina è diventata insostenibile. Ma se sto seguendo il piano alla lettera. Hai finito di gongolare? Io non finisco mai di gongolare. Io sono Groot. Già, tipico di me. Ciao. Io sono Groot. Quasi certo che sia sicuro, più che volare con Gamora, per dire. Ti ho sentito? È bizzarro, non ho ancora avvistato un cadavere tra queste rovine. Si saranno disintegrati quando le loro navi hanno fatto boom. O la nanoresina li ha assorbiti. Oh! Ah! Attento, Quill! Tutto bene, tranquilli. Okay. Ma occhio a dove mettete i piedi, i relitti sono meno stabili del previsto. Ah, quello sì che è un fungo. Io sono Groot. Funghi, batteri, muffa, schifo spaziale, chiamalo come ti pare, comunque in mezzo ai piedi. Beccati questo, roba fragile. Beccati questo, roba fragile. Ah, li odio questi parassiti mangianavi. I bastardi si papperebbero la Milano in due cicli. Che schifo. Quanti schizzi? Ehi, scommetto 50 unità che ne faccio fuori più di te. Come no? Oh, ma che... Rocket, sei stato tu? Segna punti? Ti piace? Ho hackerato il tuo visore l'ultima volta che ti sei appisolato. Hai hackerato la mia roba? Considerando tutte le volte che l'ho dovuta riparare, è un po' come se fosse mia. La posizione ottimale per piazzare il martello è poco più avanti. Io sono Groot. Direi sul muso, nel buco gigante che un tempo doveva essere la cabina di pilotaggio. Wow, macabro. Io sono Groot. Sì, cerca di non pensarci. Meglio non farsi domande su che fine ha fatto chi lavorava su questi rottami. È passato un sacco di tempo. Ok, andiamo avanti. Ah, fantastico! Avrei dovuto registrarlo. Fammi un ponte, Groot, voglio vedere se è vivo. Io sono Groot. Non lo so, ma si contorce. Porco di un razzo, qui tutto a posto? Sì. Sì, pensavo fosse una scorciatoia. Una scorciatoia? Andate pure avanti. Io vi raggiungo. D'accordo, okay. Una stiva missili mezza sfondata sull'altro lato. Ci vediamo lì, va bene? Stiva missili gialla e blu, ricevuto. La vista dell'aquila praticamente. Ok. La fanno tutti tutto i giochi solo in una dopo vecchia nave distrutta. Assassin's Creed. Vai tranquillo, Quill. Sono sicuro che non ti salterà addosso niente. Forse è giusto io e Groot. Stai cercando di far crollare tutto, Quill. Ho sparato qualcosa. Ok, ok, è sempre la prima scelta. Cosa ho trovato qua? Cos'è un orologio? Una volta preso
preso questo mostro, propongo di passare mezzo ciclo a caricare attrezzatura un nuovo oggetto guardiano. Più ci tratterremo qui dentro, più sarà probabile che ci scoprano. Sì, sì. Ok. È un tale spreco. Qui parla la squadra verde. Vedo parecchie. Oh, non morire, non morire! Ciao, piccolino. Premi RS per mirare i tenebri punti all'etti per agganciare un bersaglio. Ok. Oh, ma che razzo! Sei morto, Quill? Sentiamo due spintini da sfigato, anche senza radio. Ho da fare! Merda! Non barare! Ragazzi, dovevate vederlo! Era una specie di budino gigante! Non ci casco di nuovo. Va benissimo. C'è qualcuno che mi sta seguendo? Un pulone grasso. Una massa di... Ehi, non ho un pulone grasso. Ti ha detto di andare. Se la caverà. Tutti noi prendiamo più soldi? La sicurezza del nostro capo è di vitale importanza, roditore. Scusa se ho scoppiato i tuoi sogni! Va tutto bene laggiù? Quill si è quasi fatto mangiare da un budino, tipo. Aspetta, premiamo uno dei guardiani? Abilità? Posso prendere qualcosa? No, ok, mi mancano 1000 punti. Va bene. Dovevi sentire come squintiva. Devi combattere con dignità, Peter Quill. O almeno morirci. Non scherzare. Posso arrampicarmi qui, sì? Ok, squadra Rocket, abbiamo installato un altro paio di mantelli. Tu stai solo pilotando la nave. E per il momento non li ho ancora abbandonati lì dove sono. Quill, ci stiamo giocando tutto sulla soffiata della tua amichetta. Spero sia una seria. Io sono Groot. Come se tu sapessi riconoscere una faccia onesta. Io sono Groot. Effettivamente profumava di fiori. Troppo? Per sedurre Star Ritz, immagino. Confidate nel piano, ragazzi. Finora regge tutto, compresa la nave mineraria. Piazziamo i martelli nei punti giusti e acchiapperemo quel prezioso mostriciattolo. Ah, Quill è un esperto nel piantare martelli nei punti giusti. Va bene. E acchiappare mostriciattoli. Ok. Sento che stai usando il visore. Vedi di non barare, Quill. Come fai a sentirlo? Lì? Scansiona? Aspetta. Nave mineraria intergalattica. Ok. Ma a cosa serve? Non lo so. Vamos. Non guardare giù. Ma veramente? Orco di uno schmag. Ci è mancato poco. Stai bene, Groot? Qui? Stiamo bene, ma non possiamo saltare. Non serve saltare. Su questo lato c'è una trave di supporto bella solida. Dì a Groot di farti un ponte. Basta chiederglielo gentilmente. Per me lo fai in continuazione. Ok, Groot. Vediamo che sai fare con quei rami. Io sono Groot! Un trucchetto, bello mio. Io sono Groot. Altri mangianali. Sono dappertutto. Bene, di nuovo in pista. Boh, te l'ho fatta sotto il naso, Quill. Infame di un rocket. Io sono Groot. Ti sembro preoccupato? La resina terrà. Io sono Groot. Non pesi così tanto. Ho visto questa melma tenere ferma una nave dei Chitauri. Dobbiamo andare là, oltre quel buco. Non so come. Io forse so come. Quella, aspetta. Stai scansionando cose.
Sì. Io sono ok. Groot. Vero, se trovi un appiglio, Groot dovrebbe riuscire a creare un ponte. Eccolo lì. Contento? Groot, qui c'è un gancio, riesci ad attaccarti? Io sono Groot. Ehi, verdolini, se avvistate navi blu e oro da qualche parte, avvisateci. Abbiamo visto molte navi simili. Intende navi attive. Non abbiamo deciso cosa fare se incontriamo una pattuglia dei Nova Corps. Ah, li tratterremo finché non avremo finito. Brutta idea. Gli sbirri sono tutti connessi tramite quegli stupidi caschi. Se vedete gli sbirri, portate via la mia nave. Anche se vuol dire lasciarci qui dentro. Ah, col razzo! Fidati. Ho già avuto a che fare con i Nova Corps. Li ho anche aiutati a catturare dei veri criminali. So come convincerli. Credi che la Milano seminerebbe un centurione Nova in piena potenza? L'ha già fatto. Allora, Drax, come mai sei così infatuato di questa signora Hellbender? Non sono infatuato di lei. È vero. Io sono Groot. Ok, proviamoci. Bene, piazzalo lì, ottimo. Io sono Groot. Già, ne manca uno. Razzo! No. No, schifo di un rottame. Io sono Groot. La dannata batteria è andata, ecco cosa. Ci hai messo troppa forza! Vediamo di trovare una soluzione. La soluzione è una batteria. Nuova e carica. Va bene. Non siamo sul relitto di una nave? Piena di robe per navi? Da qualche parte ci sarà della roba per alimentare le navi. Sì. Ti consiglio di usare quel tuo visore, allora. Trova in fretta un ricambio. Nel frattempo io raschio via i cavi fritti. Io sono Groot. L'avranno dovuta trascinare di persona i centurioni Nova. Io sono Groot. Forse non rientra nei loro compiti, ma i Nova erano a corto di personale dopo la guerra. Meglio, così non mi sono stati addosso. Ehi, hey, un gigantesco generatore! Come si attacca? In nessun modo, friggerebbe il nostro povero martello. E se condensassimo l'energia con un canale convogliante? Non inventarti termini tecnici, è irritante. Trova qualcos'altro. E anche questo. Io sono Groot. Certo che stiamo andando dalla parte giusta. Non perdere di vista la nave mineraria. Quello è il nostro obiettivo. Ma poi, cosa ci fa una nave mineraria in mezzo a caccia e incrociature? Non si chiamano vittime di guerra per niente. Proviamo a eliminare qualcosa. Provato. Ho trovato una cosa che sembra carica. Una specie di batteria per auto. Glucoide o xenocella? Lascia stare. Proviamola. Portala qui al centro. Ok. Questo coso non mi darà la scossa, vero? La probabilità è... minuscola. Andrà tutto bene. Ecco qua. Dovrebbe bastare. Fammici smanettare un po'. Vediamo quanta energia butta fuori e poi modifico un paio di cose. Guardatemi le spalle. Da che cosa? Ecco, ecco da che cosa. Duncan, aiutami con queste bestiacce! No, 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 razzo! Se non lo cavlo in fretta, andrà in cortocircuito. Non ricordi molto. Cozio, fortissimo Groot. L'ultimo dei Flora Colossus, Groot è un difensore robusto in grado di resistere a un'ingente quantità di danni. È specializzato nella gestione della folla. La sua abilità base, Groviglio, immobilizza per un breve momento i nemici in una ridotta area. Ah, li immobilizza soltanto però. Scaricati, sono scaricati. Non posso evitare i colpi. Vai con calma, noi siamo qua a trattarci. La
Fai facile tu. Ah, con B, ok. Ecco fatto. Basta che non li lasciate avvicinare a me. Attento, Rocket. Tutto alcuni collegato. Sono più grandi di te. Appena in tempo. Riparalo tu la prossima volta. Forza, due andati, ne mancano due. No, volevo fare così. Quel passaggio è l'unica via per uscire dalla stiva missili, amico. Io sono Groot. Groot si chiede se la ricompensa basterà a ripagare il rischio che ci stiamo prendendo. Io e Groot siamo praticamente invincibili, ma che succede se voi altri vi fate ammazzare? Ragazzi, è un lavoro importante per la regina dei mostri di Seknarf 9. Solo che lei ancora non lo sa. Finiamo il lavoro e saremo... Schiappamostri intergalattici di Lady Hellbender? Non preferisco come nome, ma l'acronimo è scomodo. No. Saremo sempre i guardiani della galassia, ma tutti sapranno che il nome è sinonimo di qualità. Oh, naturalmente è il sapore più schifoso di tutti. Quello che sa di cibo per gatti. Ti lascia tutti i denti unti, che schifo. Quelle, dai, per favore. Andiamo, andiamo, andiamo. Qui? Dove si va? Andiamo di qua. Wow. Questo è ridicolo. Secondo voi era una nave o un robot? È una sentinella Kree. Un robot, ma in grado di volare nello spazio. Io sono Groot. Quello non è neanche il più grosso. Hanno progettato almeno 5 modelli grandi il doppio. Come fai a sapere tutto questo? Erano anche loro esemplari sperimentali su mezzo mondo. Molti dei miei componenti venivano dall'hangar di cibernetica vicino al mio. Quindi ho avuto un'anteprima dei nuovi robot. Li vedevo trasportare componenti dalla mia gara. Non volevo riaprire vecchie ferite. Tanto ormai sono quasi tutte cicatrici. Questa attrezzatura Kree mi dà da pensare. Dove sarei io ora se quei cialtroni blu mi avessero impedito di fuggire dagli esperimenti di mezzo mondo? Io sono Groot. Già, probabilmente adesso stareste calpestando pezzi di Rocket. Per gli scienziati pazzi Kree non ero neanche una persona. Più un'arma ambulante con un gran cervello. Un'arma molto loquace. Già, quello è stato un errore. Hanno provato più volte a correggerlo. Oh, il problema era... Guarda che roba, Rocket! Hai dovuto tornare e farla saltare in aria prima che finisse la guerra. Tranquillo, non ho ancora cominciato a fare sul serio. Certo che questo posto ti fa pensare. A cosa? A cosa speravano di ottenere i Nova Corps mollando qui tutta questa roba? Forse volevano solo voltare pagina. Lasciare il passato alle spalle. Non si può lasciare il passato. Segue ogni nostro passo. Ok, vai. Groot. Dovresti creare un ponte dritto in quell'orbita. Che bravo, Groot. Ora però devi farlo a qualcuno durante un combattimento. Aspetta, quella è... Sì, sto no, per vincere la infame. Scommessa. Aspetta, ma quanti ne sta distruggendo lui? Quanta ottima artiglieria ridotta in rottami. Siamo nella testa di un mega robot. E io ho parti di robot nella mia testa. Sei nella testa di un mega robot con parti di robot. Bam! Ehi, hey Groot, cosa dovrei fare con i soldi della scommessa? Io sono Groot. Intendo le unità che mi dovrà quando avrò vinto. Io sono Groot. Un nido! Sarà la sede del circolo dei parassiti! Ok, vediamo di vincere questa scommessa contro Rocket, eh. Guarda quanti ce ne sono che non avevo visto. Uno spasso allucinante.
Io sono Groot. Will, abbatti un nido se ti diverti. Mi pare chiaro. Diamo una scansionata per vedere se ci sono magari dei collezionabili. Ok, no, qui c'è questo. Esatto. Fai schifo. Là c'è un altro. Vediamo. Quando batterò Quill, userò i soldi per comprarmi degli ipercircuiti rotanti. Buh, nessuno sa cosa siano. Ha! Quello era succoso! Tu che ne dici, Drax? Vuoi partecipare alla scommessa? Pensa quanti ipercircuiti potrai comprarti. Mi prendi per i fondelli? Non voglio acquistare ipercircuiti. No, sono caduto. Ma dai, non è saltato bene. Chissà quante carcasse di Megarobot troveremmo a cercare in tutta la zona. Se parli delle sentinelle, ne abbiamo viste almeno tre finora. Stai cercando bersagli? Quelli non posso colpirli. Come procede la scommessa? Lo sto schiacciando! Aspetta e vedrai! Ti riprendo subito! Tanto per essere chiari, la squadra verde non è qua filicata per la scommessa. Perché? Intanto ti serve un'arma da fuoco. Non ho bisogno di armi a distanza. Pensa di vedere quest'affare avvicinarsi. Le navi sembrano insetti al confronto. Secondo te le schiacciava come zanzare? Zanzare? Fastidiosi insetti volanti terrestri. Fanno zzz e le chiamate zanzare? Molto originali voi umani. Beh, giustamente. Ti ho riparato quell'affare e tu lo usi per cercare di fregare. Sei paranoico! Sai che c'è Quill? Non mi sembra giusto. Tu hai due armi, io una. D'ora in poi, i miei punti varranno il doppio. Non barare! No? Che stronzo. Bene, Quill, il martello va qui. Non farai incacchiare tutte le bestie qui intorno, eh? Mi spiace, Quill. Dopo l'ultimo, non mi va di rischiare. Faccio una prova. Di nuovo? Rocket! Ho solo girato l'interruttore per vedere se si accendeva. Sì, dillo a loro! Che dire, un raggio d'azione mica male. E la madò! La scheggia è impazzita. Rocket è un esperto di armamenti che combatte a distanza. Può danneggiare più bersagli contemporaneamente. La sua abilità base è grappolo del razzo e infligge danni moderati nell'area d'impatto. Ok. Vai l'albero! Dobbiamo davvero testarli questi agenti? Grazie della fiducia nelle mie abilità. Ma sì! Lo sapevo che mi ero perso la testa l'altra volta. Pensavo fossimo al sicuro. Anche tu da fuori spaziale. Non ammirarlo. Sparagli. Molto utile, grazie. Di niente. Ora smettila di distrarmi. Qui, occhio. Prendete questo. E questo. Insetto boom. Almeno fanno un bello splat! Così ti voglio! Ah, come mi diverto! Vabbè, ma Groot è fortissimo! È da un po' che non faccio esplodere qualcosa! Come fanno a essercene così tanti? Uno in meno tra poco! Ma figurati! Io ne ho uccisi di più! Lo sapevo che mi ero perso la testa l'altra volta! Basta che non dimentichi il martello! Impazientami! Ok! Fatti saltare! Bella combo, eh! Begli schizzi, Rocket! Vero? Quello quanto valeva? 5 punti? Dai! Non puoi mica assegnarti i punti così a caso! Certo che sì! Ehi, squadra verde! Abbiamo finito coi martelli! Ottimo! Ci vediamo sulla nave mineraria! Ok, là c'è il martello, quindi non hai niente da prendere. Bene!
A questo punto però direi di finire il video perché quando non è che so condividerai i tuoi contatti e le tue fonti? Quando, tu quando condividerai i tuoi? Tanto questi parlano. Tutto non so quando finirà questo capitello, solo che quindi c'è tizio che ti potrebbe esserci ancora una boss fight o cose del genere, preferisco farla nel prossimo episodio. Detto ciò, vi ricordo di mettere un mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Graciel Spear è tutto. Al prossimo video.